non solo è doveroso, ma è anche per ricordare la storia del nostro paese. Questo è il primo Parlamento cosiddetto napoletano, ma il Parlamento delle Due Sicilie, del 1820-21, il primo Parlamento dell'Italia pre-unitaria. Non solo va ricordato, ma va celebrato, per quanto anche in un percorso complicato e difficile da cui parte la prima rappresentanza parlamentare ed è il primo disegno costituzionale per poi arrivare all'Unità d'Italia e poi arrivare ai nostri giorni. E oggi nella Galleria dei Presidenti del Parlamento apre finalmente la galleria il primo presidente del Parlamento del Regno delle Due Sicilie. Il presidente della Camera dei Deputati oggi a Napoli ha partecipato alle celebrazioni del bicentenario della prima seduta del Parlamento delle Due Sicilie, il primo Parlamento dell'Italia preunitaria, un altro primato della città che ha visto dunque la prima rappresentanza parlamentare ed il primo disegno costituzionale prima dell'Unità d'Italia. Successivamente si è discusso dell'argomento in un convegno all'Università Federico II. Napoli ha sempre, a mio avviso, anticipato. 1799, la Repubblica Partenopea, primo Parlamento preunitario, ma in realtà italiano, il Parlamento delle Due Sicilie, di cui oggi celebriamo il bicentenario, quindi i moti successivi dell'Ottocento, le quattro giornate di Napoli che abbiamo celebrato in questi giorni, prima città d'Europa che si libera da solo dal nazifascismo. Evidentemente questa è una città che ha nelle proprie radici valori costituzionali di libertà, giustizia, uguaglianza e fratellanza. Stiamo rimettendo un po' alla volta a posto la storia che certe volte scompare dai libri scolastici e dagli archivi.